In questi ultimi anni, complice la pandemia di Covid-19 dichiarata nel 2020, si è imposto nel dibattito pubblico il tema della didattica a distanza, nota con la sigla DAD. Seppur la sua diffusione planetaria sia stata dettata dall'emergenza, questo metodo di insegnamento è praticato da anni in diversi paesi per supplire a strutturali carenze dettate da conformazioni territoriali. È stato studiato anche in Italia il progetto Scuole in Rete, che in Quebec ha collegato 250 scuole che sono andate a formare classi comuni, sottraendo docenti e studenti all'isolamento. Contro ogni retorica negativa pregiudiziale, i risultati hanno confermato che il collegamento fra diverse classi ha moltiplicato, citiamo, le interazioni di qualità tra studenti e insegnanti e tra questi ultimi e gli esperti invitati, facilitati ad intervenire per la rapidità e comodità favorite dall'accesso informatico. Ma gli esperimenti di scuola a distanza sono ben più antichi. Del 1951, sulla base di un'intuizione della pedagogista Adelaide Mietzke, è il progetto australiano School on the Air, che collegava attraverso ponte radio centinaia di bambini residenti in fattorie lontanissime. Ancor prima, nel 1947, si era attivata Radio Sutatenza in Colombia e nel 1965 si è aggiunta la spagnola Radio Ecca. Anche in Italia è riconosciuto il ruolo didattico del maestro Manzi, con il suo Non è mai troppo tardi. Oggi la DAD conta innumerevoli declinazioni, sincrone o asincrone, e conta almeno 15 denominazioni diverse: webinar formativo, teledidattica, teleformazione, web classroom, VTalk e così via. Il tema appare però ben più vasto se si pensa alle opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica e dalle varie piattaforme, a cominciare da YouTube, dove si sprecano lezioni di ogni tipo, non necessariamente rivolte ad un pubblico specifico. Tutte opportunità che, se colte col giusto tempismo, sono state capaci di promuovere fenomeni planetari come la Khan Academy, organizzazione educativa senza scopo di lucro, creata nel 2006 dall'ingegnere statunitense Salman Khan, presto incoronato come l'insegnante con più allievi al mondo, che ha preso le mosse da semplici tutorial di matematica caricati sulla piattaforma di video più popolare del pianeta. L'esempio, come spesso capita nell'era internet, è stato subito emulato in varie nazioni, dove non si contano più siti di tutoraggio o supporto allo studio. E che dire della crescita esponenziale delle università online? Con la pandemia di Covid-19, il tema si è imposto definitivamente ad ogni latitudine e si è esteso ai luoghi didattici tradizionali. Non solo l'università, ma anche la scuola di ogni ordine e grado, persino quella dell'infanzia, un tempo nota come asilo. Per il futuro, dobbiamo immaginare forse una scuola online? Del resto, dopo il 2020, le università tradizionali non hanno rinunciato ai vantaggi offerti dalla DAD, che consente una maggiore e più facile partecipazione da parte degli studenti e minori spostamenti per i docenti, che possono così dedicare tempo alla ricerca, magari facendo lezioni da una biblioteca dall'altra parte del mondo. Ogni cambiamento, si sa, porta con sé opportunità e rischi. Appare dunque ineludibile la domanda: la scuola si sta definitivamente emancipando dalla conformazione assunta nelle società moderne, dove, oltre a favorire un insegnamento di massa contrapposto all'antico schema classista precettore-allievo, è stato il principale luogo di socializzazione della vita pubblica? Assumendo come definizione generale della relazione lo schema wieneriano del feedback, per cui relazione è un rapporto di azione e reazione che lega due o più soggetti, dobbiamo chiederci, valorizzando l'approccio relazionale di Lehrer-Hahn, è possibile una didattica a distanza? Come sempre, dobbiamo partire dalle strutture. Cosa caratterizza una relazione didattica? Finora nessuno ha trovato una risposta alternativa allo schema aristotelico, per cui l'insegnamento è un rapporto fra discente e dicente. Come ci ha insegnato la pedagogia moderna, a partire perlomeno da Rousseau, può cambiare il centro del sistema didattico, ponendolo nello studente piuttosto che nel docente, come voleva ancora lo schema aristotelico, ma invertendo alto e basso lo schema relazionale resta lo stesso.
Quali sono dunque le caratteristiche imprescindibili di questa relazione? Non la gerarchia, come visto intercambiabile, ma la simmetria. La lezione può partire dagli alunni o dall'insegnante, ma deve essere guidata verso un consapevole obiettivo. Secondo, la possibilità di controllo che consente interventi censori come le punizioni o di stimolo, il cambio argomento, la tonalità della voce. Terzo, la verifica. Momento imprescindibile che per molti versi riassume gli altri due e distingue la relazione didattica da un generico rapporto fra persone. Anche in questo caso la verifica può declinarsi in mille e più modi differenti, con voti o senza, ma resta il passaggio in cui si misura l'effetto della relazione. La didattica a distanza può soddisfare queste tre esigenze? Sul piano puramente teorico la risposta è sì. Sul piano pratico, invece, l'uso ottimale della DAD richiede un apparato tecnico efficace. Piuttosto che dividersi fra apocalittici e integrati, per usare la celebre immagine di Umberto Eco, bisognerebbe forse impegnarsi a creare le infrastrutture informatiche, gli strumenti di accesso e le competenze necessarie per sfruttare uno strumento che può integrarsi con la grande svolta rappresentata dall'era informatico-digitale, contribuendo a risolvere problemi che appartengono al mondo e che ancora stiamo vivendo. In primis, superare il fenomeno dell'urbanizzazione che ha creato un gap economico, politico e culturale capace di dividere in due parti inconciliabili le società civili degli stati moderni. Tutto fa pensare che l'utilizzo della didattica a distanza, anche nella già consueta forma delle lezioni registrate, si espanderà ulteriormente, rendendo norma ciò che abbiamo vissuto come emergenza. Perché i mezzi restino fedeli al proprio fine, sarebbe il caso che se ne appropriassero le amministrazioni pubbliche, piuttosto che affidarsi esclusivamente a piattaforme private che hanno legittimamente altri scopi. Il nuovo ecosistema digitale sta avanzando rapidamente. Le realtà che ne sapranno approfittare avranno un vantaggio competitivo nei confronti delle altre. Agli scettici e ai pessimisti, che spuntano ad ogni passaggio storico, noi rispondiamo con le parole di Papa Giovanni XXIII, in cui noi sentiamo l'eco dell'Ech Lecha che ispira la nostra missione relazionale. A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo.